Le ruspe stanno demolendo l'ex cofa a Pescara il 30 aprile 2015 e a farlo è la giunta di Luciano D'Alfonso. Intanto denominiamo, si chiama demolicostruzione, perché in contemporaneo un dato di demolizione e di ricostruzione. Era stato costruito negli anni 50 come mercato ortofrutticolo. Dal 2004 era stato chiuso. Da lì in poi il degrado e l'abbandono lo aveva ridotto in un edificio decadente. Dopo tante battaglie e annunci, l'ex cofa, situata nella splendida cornice del porto turistico di Pescara, è stata abbattuta. Le ruspe sono al lavoro da questa mattina. A festeggiare il momento storico c'è il governatore d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini e tanti cittadini fermi sul ponte del mare ad osservare le operazioni di demolizione. È inconcepibile che questo luogo, in questo posto così magico, fosse ricovero di pericolosità, di insalubrità e di rischio della vita. Non appena sono diventato sindaco, conoscendo questo luogo, vedevo un via vai di bambini innocenti che dormivano anche qua sotto. Ho detto: l'ultima cosa al mondo che mi deve capitare è che io venga coinvolto anche per omicidio colposo, per qualche incidente che si verifichi qui sotto. E mi sono subito fatto carico di manifestare volontà per la demolizione, questa volta di un bene della regione. Una vittoria per D'Alfonso che già prima di essere eletto presidente annunciava la volontà di demolire quell'edificio per creare invece nuovi spazi e dare una nuova vita all'area molto importante per l'economia abruzzese. Si comincia un percorso volto al recupero del diritto alla bellezza, io credo in primo luogo. Questi luoghi per troppo tempo sono stati un detrattore ambientale, un ricovero di marginalità e una ferita visibile nel cuore di un'area che ha le più grandi potenzialità di sviluppo. Noi qui siamo veramente su una specie di lingotto aureo incastonato fra il ponte del mare e il porto turistico, un luogo in cui la bellezza deve essere valorizzata al massimo. Arrivano intanto la Pilli, ma va bene così. I lavori, secondo programma, dureranno 45 giorni e verranno eseguiti dalla CESA, società romana che ha vinto la gara d'appalto con un ribasso del 36,899% rispetto all'importo a base d'asta, gara alla quale avevano partecipato 55 aziende. Noi abbiamo affrontato di petto questa questione da subito proprio per la sua valenza centrale e assolutamente strategica. Vogliamo approdare rapidamente a un risultato con la consapevolezza naturalmente che bisogna garantire bellezza, qualità e non ultimo, dato il luogo in cui ci troviamo, sicurezza, perché troppo spesso lo sviluppo urbano è stato indifferente a questo tema della sicurezza e il conto lo paghiamo oggi. Tutto da studiare ancora quello che sarà il futuro dell'area, ma per ora a vincere è la gioia di aver segnato un pezzo di storia nelle pagine politiche di Luciano D'Alfonso.